Questo strumento permette di studiare direttamente la mucosa. Il reparto di gastroenterologia dell'azienda ospedaliera Marche Nord si arricchisce di nuovi sistemi avanzati per la diagnosi e la cura di patologie che colpiscono gli organi dell'apparato digerente. Grazie a Riviera Banca, credito cooperativo di Rimini e Gradara, l'azienda ospedaliera ha acquisito apparecchiature diagnostico-terapeutiche composte da un enteroscopio, un ecografo per endoscopia, un elettrobisturi ed un manometro ad alta risoluzione. Secondo il direttore dell'unità operativa del reparto, Antonella Scarcelli, i vantaggi per il paziente con l'utilizzo dei nuovi sistemi saranno notevoli in quanto si andrà ad agevolare la fase della diagnosi. Sarà possibile, dice, esplorare direttamente l'organo senza la necessità di intervenire chirurgicamente sul paziente, con la possibilità di diagnosticare e curare patologie come i sanguinamenti, la poliposi, tumori del piccolo intestino, malattie infiammatorie e la celiachia complicata. Gli strumenti sono già disponibili e in uso per i pazienti. Nel 2019 è eseguito 814 ricoveri, quindi era gente che prima andava fuori e come prestazioni di endoscopia digestiva, penso che non siamo indietro a nessuno, ha eseguito praticamente quasi 14.000 prestazioni. Soddisfatto il presidente della Regione Marche per l'importante contributo che in questi anni le aziende hanno potuto investire in nuove tecnologie, il governatore ha sottolineato l'importanza delle donazioni che vanno a completare gli investimenti pubblici. Orgoglioso anche il presidente di Riviera Banca di contribuire al sistema sanitario regionale. È stato un lavoro abbastanza difficile, abbiamo lavorato quasi 2 anni, però ci siamo riusciti con grossa soddisfazione perché effettivamente è un macchinario che serviva alla città di Pesaro e a tutti i cittadini. E questo dimostra ancora una volta la nostra sensibilità verso quello che è il territorio. Ci vuole il nostro, eh?